Ed eccoci alla partita Dukla Manchester United, conclusasi con il risultato di 2-2, era stato 1-1 all'andata. Ecco il gol di Stan Bakr con cui il Dukla si porta in vantaggio. Qui i gol sono 1-1 all'andata, 2-2 al ritorno, in totale sono 3-3, quindi essendo uguale il numero dei gol, scatta soltanto in questa circostanza la norma dei gol in trasferta. Chi segna in trasferta ha il beneficio doppio soltanto a parità. È una regola molto semplice che però ogni tanto viene male interpretata, ingenerando così confusione. Ecco ancora la ripetizione del gol di Stan Bakr con cui la formazione di Praga si era portata in vantaggio all'undicesimo minuto. Siamo ora intorno alla mezz'ora. Manchester United in avanti alla ricerca del gol importantissimo e vediamo che lo trova con uno splendido gol di Robson da oltre 25 metri. Ancora un gran gol da lontano. La nostra rubrica ci ha in certo senso insegnato a vedere questi gol, ma evidentemente l'ha insegnato anche ai nostri giocatori, perché si vede sempre con maggiore frequenza soprattutto il rischio di tirare, magari qualche volta di fare anche brutta figura, ma di provare il tiro da lontano. Quando escono sono gol veramente meravigliosi. Nella ripresa poi il Manchester United legittima il superamento del turno con questo bel colpo di testa del giovanissimo Whiteside. L'abbiamo visto nella formazione della nazionale, Whiteside. Era il più giovane ai mondiali di Spagna di due anni fa, Whiteside. Ecco il suo gol, molto bello. Ed è inutile il pareggio di Daniek, tre minuti dopo, serve soltanto a evitare la sconfitta al Dukla, ma il Manchester United si qualifica lo stesso anche se subisce questo gol di Daniek. Eccolo. Ci sono pochi minuti per segnare il gol della vittoria che ribalterebbe la situazione. È soltanto pareggio per il Dukla. Comunque bello il gol di Daniek.